Sta accadendo qualcosa di importante nel Molise. Nessuna divisione tra coloro che si stanno attivando per difendere la Corte di Appello di Campobasso, muovendosi contro la decisione di sopprimerla. Lo si constata dagli interventi di quanti hanno voluto essere presenti alla prima, vera iniziativa ufficiale del Comitato che lotta a salvaguardia dell'importante istituzione. In sintonia anche gli avvocati, come si evince dalle parole di Demetrio Rivellino, appunto Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso. Non si tollera, non si sopporta, non andremo verso questa dismissione. Quello che mi fa piacere, che fa piacere agli avvocati, che questo è diventato un problema di tutti e quindi tutti, finalmente la prova è che tutti siamo qui, che tutti in questo periodo abbiamo lavorato e stiamo lavorando, chi a Campobasso, chi a Roma, chi in tutta Italia. Io avrò ospite nelle prossime settimane il coordinamento nazionale di tutti i presidenti dei distretti, anche quelli grandi, i cosiddetti accorpati, perché solo uniti con la forza, poi l'unione fa la forza, come dice, ma questo è veramente il momento di dire che i molisani non si faranno sfuggire la Corte d'Appello. La Corte d'Appello, come diceva lei, vuol dire a cascata dismissione di una serie di presidi che il Molise non può perdere, se no perdiamo la Regione, non perderemo né la Regione né la Corte d'Appello. Possiamo, come dire, dare una sorta di sottolineatura ai nostri telespettatori dicendo quali possono essere poi i pericoli immediati, cioè perdere la Corte d'Appello significa aumentare probabilmente le spese, significa che allora, cosa? Le dico tutto, se dovessimo perdere la Corte d'Appello e un mio fratello dovesse avere un problema di natura giudiziaria, dovrebbe pagarmi anche lui, perché dovrei andare all'Aquila, dovrei andare a Bari, dovrei andare a Napoli, quindi immaginiamo i problemi. E poi c'è un problema, è quello di mantenere integra questa regione e lontana criminalità. Perdendo la Corte d'Appello si perdono i ROS, si perde lo SCO, si perde il GICO, si perde una serie di presidi delle forze dell'ordine che hanno mantenuto e che mantengono questa terra lontana dalla criminalità organizzata. E questo mi sembra che sia il segnale che va mandato al governo, che sicuramente ci ascolterà, perché il ministro ha dato ampia apertura, soprattutto ha deciso di ascoltarci.